subito la parola a Beppe Vanzi. Grazie. Grazie mille. Allora, intanto dico due cose un po' come è nato il cortometraggio. Praticamente due anni fa, nel 2021, quando già ovviamente l'articolo da cui abbiamo tratto poi il cortometraggio di Greta Sklaunic, che purtroppo non è qui con noi questa sera perché ha avuto una bambina due mesi fa, è una giornalista del Corriere della Sera, ha scritto questo articolo di Francesco e Paola, come avete letto alla fine, che sono persone reali, che sono di Taranto, e quindi ha raccontato la loro storia d'amore in questo articolo. Ovviamente a me interessava raccontare un po' quello che era successo a Bergamo, e in particolare purtroppo quello che è capitato il 18 marzo, che penso che un pochino a tutti noi ha colpito quella notte, vedere l'immagine, insomma un'immagine quasi di guerra nella nostra città. Ed io ho unito appunto nella sceneggiatura queste due storie, quella vera delle due persone raccontata attraverso un articolo di giornale e quella della nostra città, ed è nato appunto il corto che avete visto. L'abbiamo girato lo scorso anno, sempre a marzo, e quindi devo ringraziare assolutamente l'esercito, e chiedo a Massimo di alzarsi un secondo anche solo per ringraziarli come referente, ovviamente, per l'esercito italiano. Massimo Bellinta, grazie mille. Come potete immaginare, non è semplice ricordare né umanamente né produttivamente i carri in Borgo Palazzo, insomma ricreare quella scena. Non è stato semplicissimo, grazie al loro contributo ovviamente della produzione siamo riusciti a farlo. E poi abbiamo appunto girato la scena, abbiamo girato a marzo, ad aprile abbiamo girato sulla scena dei carri. Ci tenevo ad invitare qui con me sul palco i due attori protagonisti, Giovanni Anzaldo. E Melissa Anna Bartolini. Siccome ci siamo visti prima a pranzo, abbiamo detto cosa diciamo. Rimane il mio dubbio, cosa vi dico? Non lo so. Quindi vi faccio io la domanda, che tanto è questa la cosa veloce anche per raccontare, visto che abbiamo anche poco tempo. Intanto, com'è stato, visto che è passato un annetto, il ricordo di quell'esperienza? Dopo vedremo un dietro le quinte fatto da Stefano Testa, che ci racconterà un po' quelle giornate, un po' com'è stato il lavoro, e ovviamente rivederlo adesso, visto che non l'avete mai visto voi due. Allora, dico subito una cosa paracula, mi ha dato modo di conoscere Melissa, che ed è nato un grande rapporto di amicizia, poi non ci vediamo mai, però siamo vicini di casa. E a parte questo, devo dire, rivivere quelle situazioni che poi abbiamo vissuto tutti quanti durante il lockdown è stato abbastanza tremendo, cioè io anche adesso riguardare il computer, la mascherina, tutte queste cose mi mettono un'angoscia, è un capitolo che non sono riuscito proprio a superare nella mia vita, rimane sempre un trauma che preferisco non ricordare. E quindi anche in questo caso mi sono concentrato più sulla storia d'amore che non su quello che era invece il loro ambiente circostante, che non era proprio dei migliori. Insomma, penso che questo è stato vivere il film, cioè interpretare questo personaggio e questa storia, insomma. Devo dire, bello, emozionante, il cave è sempre da dritto. Mi pare se con qualcuno non ce la fai, facilissimo. Sono d'accordo con Giovanni su praticamente tutto, sono anche devastata dall'emozione, perché comunque e ho scoperto di essere incinta durante le riprese del cortometraggio, quindi è stranissimo ritrovarmi qua adesso così. Sono una cosa rina, magari. Non la vedo, no. Saluta Lina! Avrei voluto avere degli argomenti, ma sono tutti. Devi preparare anche un bel discorso, ma niente, dai, non lo so. Allora, ne approfitto per spostare il palazzo. Allora, volevo ringraziare anche Clarissa Malavasi, che è l'attrice che interpreta la ragazza che suona. Vieni qua, dai, vieni. Così facciamo parlare lei, magari. Un applauso per Clarissa, grandissimo.
Come è stato rivedersi, bello? È stato emozionante, mi sono commossa. Più per la storia, per le più che per me, proprio la storia è stato veramente emozionante, mi sono commossa. Non niente da dire. Ah, io devo dire, ho invitato gli attori ovviamente qui a Bergamo, visto che non abitano ovviamente a Bergamo, tanto per ringraziarli della loro disponibilità, perché fare un cortometraggio, come sapete, non è mai facilissimo per i tempi, i costi, le modalità, insomma, via dicendo, però loro si sono spesi veramente in maniera assolutamente eccessa in questo progetto, e quindi come avete visto non si smette di piangere da due giorni lei, quindi siamo molto veramente molto contenti. E poi chiedo se ha voglia di fare un salto qui con noi, un grande applauso per Fabio Cianchetti, il direttore della fotografia del cortometraggio. So che mi odia, che lo faccio scendere fino a qua. Se vuoi dire una battuta, o se non la vuoi dire, fa niente, come preferisci. No, è stato molto bello farlo, l'abbiamo fatto con pochi mesi, tempi abbastanza brevi, però è venuto bello, mi sembra, emoziona, ha fatto il suo lavoro giusto, insomma. E, bravi, siete stati tutti quanti. Grazie a te, Fabio. Ovviamente Erika nel pre ha ringraziato un po' tutte le persone che hanno, insomma, dato una mano, un contributo. Io ringrazio la troupe che è qui presente, Fabio, direttore della fotografia, gli attori ovviamente, ma c'è qui tutta la parte della troupe ovviamente che abbiamo invitato, che sono nelle prime file, quindi fategli un applauso, io ringrazio. L'elenco sarebbe infinito. Alcuni nomi li avete letti. Quindi Nicola Gualandris e Federico Laini per le musiche e per l'audio, sono qui presenti con noi. E Arci Vidini per il trucco. Io li vedo per piano, me li ricordo. Roberto Pavanati ovviamente e tutta la famiglia Pavanati, mi verrebbe da dire. Ovviamente Matteo Vini, il montatore. Fama lo precede. E ringrazio ovviamente Stefano Testa, di cui vedrete dopo adesso il dietro le quinte, l'abbiamo chiamato così, non è un vero e proprio backstage, ma aveva realizzato questo documento sostanzialmente nelle giornate in cui abbiamo girato il cortometraggio, che vuole essere un po' un racconto che parte dall'articolo che ha fatto Greta appunto sul Corriere della Sera. Erika, ho salutato tutti, spero di sì, mi dimentico qualcuno di sicuro. Dopo questa visione io vi ringrazio e saluto, magari lascio la parola a loro per le ultime cose e grazie ancora per essere stati qui.